Le 18.35, benvenuti al TG2000. Apriamo il telegiornale con il debutto di Luigi Di Maio da ministro davanti alla UIL impegnata nella scelta del nuovo segretario generale. Il titolare dello sviluppo e del lavoro ha rivelato qualche dettaglio del progetto sul reddito di cittadinanza, tema chiave della campagna elettorale 5 Stelle, ma finora senza concretezza. Sentiamo Barbara Masulli. Ciao Gigi, non mollare mai. Forza! Una signora lo chiama per nome Gigi e lo invita a non mollare. Lui, Di Maio, sorride, si fa i selfie e avanza fra la gente. Il ministro del lavoro arriva al congresso della UIL, dal palco parla di vitalizi, abolirli è una questione di giustizia sociale, dice, parla di Europa e dei rapporti con la Francia, ma il cuore del suo intervento riguarda il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, ossia il reddito di cittadinanza. Oggi, davanti al sindacato, spiega meglio la sua idea. Tu hai perso il tuo lavoro perché quel settore è finito oppure si è trasformato. Adesso ti è richiesto un percorso per formarti, riqualificarti ed essere reinserito nei nuovi settori su cui stiamo facendo degli investimenti e dobbiamo fare degli investimenti. Ma siccome hai dei figli, mentre ti formi e mentre lo Stato investe su di te, io ti do un reddito. In cambio tu dai al tuo sindaco ogni settimana 8 ore lavorative gratuite di lavori di pubblica utilità. In pratica una sorta di lavori socialmente utili che i destinatari del reddito di cittadinanza, l'assegno sarà pari a 780 euro al mese, dovranno svolgere e saranno i singoli comuni a decidere in quale attività impiegare le persone coinvolte. Oltre a essere disoccupati o inoccupati, a frequentare i corsi di formazione di cui parlava Di Maio, per ottenere il reddito di cittadinanza bisognerà essere iscritti nei centri per l'impiego, cercare lavoro in modo attivo per almeno 2 ore al giorno e accettare uno dei primi 3 lavori che verranno offerti. La copertura economica rimane però il vero nodo da sbrogliare. Già ieri il vice premier Grillino aveva accennato alla questione a Lussemburgo, annunciando che entro il 2018 il governo attuerà la misura, utilizzando anche fondi dell'Unione Europea. Ma per dare il via al reddito di cittadinanza servono 19 miliardi e non possono essere trovati tutti nei fondi UE. Il ministro dell'Economia frena sui tempi di introduzione della norma. Con Di Maio non sono mai entrato in questi dettagli, quindi non posso dire né che sono a favore né che sono contro le parole di Tria. Il tema rovente resta però quello dell'immigrazione, con il braccio di ferro fra Salvini, le ONG e il resto dell'Europa. Per la nave Lifeline, con a bordo centinaia di migranti, i porti italiani restano chiusi. Andate a Malta, dice il governo, ma Malta replica di non aver ricevuto richieste. Sentiamo Massimiliano Cocchi. Nella notte la Lifeline ha partecipato a un'altra operazione di soccorso, calando in acqua i suoi gommoni per aiutare i migranti che si trovavano su un'imbarcazione in difficoltà a salire sulla nave mercantile che li stava assistendo. Ora la nave dell'ONG tedesca, che ha 239 migranti a bordo, ha ripreso la lenta navigazione verso nord, senza sapere però quale sarà la sua destinazione, perché tra Italia e Malta si sta consumando uno scontro durissimo che ha motivazioni tutte politiche e per niente umanitarie. Roma e La Valletta si rimpallano la responsabilità di quei migranti. Il ministro Salvini sostiene che la nave si trova in acque maltesi e quindi tocca a Malta soccorrerla, e il ministro dei trasporti Toninelli aggiunge che dall'agenzia europea Frontex è partita la richiesta ufficiale affinché Malta apra i suoi porti alla Lifeline. La replica dalla Valletta è secca: malgrado la retorica di Salvini, né la Lifeline né il coordinamento di Roma hanno trasmesso una richiesta formale di accogliere la nave. Bugiardi alla controreplica di Toninelli, che torna a minacciare se la nave dovesse arrivare in Italia sarà sequestrata. Il governo italiano considera infatti la Lifeline una nave pirata perché batte illegalmente bandiera olandese. La risposta della Lifeline però è questo documento, che prova la regolare iscrizione al registro navale olandese, un'iscrizione che risulta anche all'IMO, l'autorità marittima internazionale. Sullo sfondo intanto si sta muovendo il governo spagnolo, che secondo fonti di stampa sta seguendo molto da vicino la vicenda ed è in contatto con i governi di Malta, Italia e Francia. Anche questa volta, forse come nel caso dell'Aquarius, tra i due litigi il terzo soccorre. E sono storie che commuovono, quelle che arrivano dagli Stati Uniti, dove i bambini, prima separati dai genitori, arrestati per immigrazione clandestina, per effetto del decreto firmato 2 giorni fa da Trump, si stanno ricongiungendo alle loro mamme e ai loro papà. Il servizio di Marco Burini. Darwin, ¿cómo te sientes de estar con mami? Bien. Repíteme. Bien. ¿Y qué le dijiste a mami? Que la quiero. ¿Estás contento de estar?
Mariana de Jesús Mejía Mejía, 38 anni, ieri finalmente ha potuto riabbracciare il figlio, l'unico figlio. Glielo avevano portato via un mese fa in Arizona, dove era arrivata dal suo paese, il Guatemala, che aveva lasciato per la violenza che vi regna. Ma negli Stati Uniti ne ha trovata altra di violenza, l'ordinanza di Trump, che l'altro ieri, sommerso dalle critiche, l'ha sospesa, ma solo quella, non la propaganda xenofoba, anzi quella l'ha rincarata. Mariana, con l'aiuto di un'associazione per i diritti umani, ha citato in giudizio il governo degli Stati Uniti e ha incoraggiato le altre mamme nella stessa situazione. Tienen que luchar para salir de ahí, pelear por sus hijos. Uno tiene que ganar la batalla. It's important that we remember that this is not only happening on the border, but it is also happening in New York. In cities and states across the country. Quisiera ser una madre más que tiene que ser separada de sus hijos. Anche Deborah Berenice Vázquez è del Guatemala, ha 32 anni e da 13 vive negli Stati Uniti. Ha chiesto rifugio in una chiesa metodista di Manhattan assieme al figlio di 10 anni, Kenner, che è cittadino statunitense. I just can't imagine being away, far, far away from her. It would be terrible waking up in the morning or night, whatever, but when I come from school, I won't see her. Figli, madri, donne protagoniste, insomma, compresa la First Lady, la slovena Melania, che ieri è andata in un centro di detenzione di questi bambini, sfoggiando una giacca che era tutto un programma. I really don't care, do you? Cioè, non me ne frega niente, e a te? E uno di questi luoghi di detenzione alla frontiera tra Messico e Stati Uniti ve lo mostriamo in dettaglio così com'era 3 anni fa, quando venne girato il docufilm L'Odissea Americana dei Bambini Migranti di Andrea Salvatore, che TV 2000 trasmetterà oggi alle 19.30 e poi alle 23.45. Scattano le contromisure dell'Europa dopo i dazi statunitensi su acciaio e alluminio, colpiti prodotti simbolo dell'America, dai jeans al whisky. Quale sarà l'impatto sulle nostre tasche? Lo spiega Silvio Vitelli. Dazi dal 10 al 50% sono quelli che l'Unione Europea applica a partire da oggi alle merci importate dagli Stati Uniti. Più che una ritorsione, un provvedimento in qualche modo necessario per contrastare le imposte applicate da Trump ai prodotti del vecchio continente. Dal whisky ai cosmetici la lista è lunga. Siamo andati nei negozi in Italia di due marchi storici americani, Levi's e Harley Davidson. Nessun aumento oggi sui prezzi di vendita, ci rispondono. La ragione è presto detta. Ciò che si vende oggi, e ancora per qualche settimana o mese, si trova già nel nostro continente. Affinché scattino gli aumenti, dunque, servirà ancora del tempo. Si parlava di circa un mese, però ovviamente dipende dalle tipologie di prodotti e dalle tempistiche di approvvigionamento. Dipende dalle scorte di magazzino e da quanto velocemente vengono esaurite queste. Attenzione però, un punto va chiarito subito. Se un jeans fino ad oggi costava 100 euro, non significa che con i dazi al 25% costerà 125 euro, potrebbe costare anche meno e alcune aziende potrebbero in linea teorica anche decidere di mantenere invariato il prezzo, senza scaricare il peso del dazio sul cliente. Bisogna vedere come è composto il prezzo di quel bene, perché ovviamente diciamo, le tariffe e i prezzi vengono decisi poi dalle catene. Quindi bisogna vedere quanto era il carico, bisogna vedere qual era il prezzo d'ingresso di quel prodotto. Anche perché lei lo stesso bene lo trova con prezzi diversi su catene o su punti vendita diversi. Vescovi ancora in prima linea in Nicaragua nella difficile mediazione con il governo per porre fine alle violenze sulla popolazione. Oggi i presuli nella città di Masaya hanno sfilato in processione lungo le strade della città accompagnati da centinaia di persone. Sentiamo Nicola Ferrante. In
cammino con l'ostia santa per fermare le violenze. La coraggiosa testimonianza dei vescovi del Nicaragua che ieri si sono messi in marcia, uniti come conferenza episcopale, per le strade della città di Masaya per dire stop al massacro. Dalle 5 di ieri mattina nella roccaforte del potere centrale del presidente Ortega, leader dei sandinisti con il quale l'episcopato da tempo sta conducendo una paziente mediazione, erano ripresi gli scontri. Gli squadroni della morte avevano mietuto nuove vittime, se ne contano dall'inizio degli scontri almeno 170. Così il cardinale nicaraguense col nunzio e tutti i vescovi sono saliti su un pulmino e, raccolti in preghiera, sono stati accolti con gioia e sollievo dalla popolazione stremata. Ci siamo messi non dietro un potere materiale, dietro un potere umano, però ci siamo messi dietro il potere spirituale. Gesù ci ha guidati, perché la gente ha apprezzato molto la presenza dei vescovi, la gente ci chiedeva perfino di rimanere in mezzo a loro, perché se ci siete voi c'è la sicurezza. Dopo questo gesto ci sono maggiori segnali di speranza per la mediazione? Sì, abbiamo ricevuto prima di tutto dal capo della polizia locale, che poi si è confrontato anche con il governo, le assicurazioni che quelli che sono stati messi in carcere in questi giorni così senza motivo saranno rilasciati, e abbiamo chiesto anche di togliere quei franchi tiratori che erano sugli edifici pubblici. Quando stavamo con il Santissimo il cielo si è illuminato, perfino c'era un bel arcobaleno che tutti l'hanno letto come fosse un segno davvero che veniva da Dio. Adesso torniamo in Italia. Dure critiche del presidente del 118 alla decisione di istituire in Italia un numero unico per tutte le emergenze. Il rischio è quello di pericolose perdite di tempo. Sentiamo Beatrice Bossi. Quella che fino ad oggi è stata per il 118 una corsa quotidiana contro il tempo è diventata invece una corsa alla sopravvivenza. In caso di malore si sa, i secondi sono preziosi. Chiamare un'ambulanza e farla arrivare velocemente può essere vitale, e chi è a bordo sa bene che anche solo 40 secondi possono essere decisivi per la vita. L'allarme lo ha lanciato il presidente Mario Balzanelli, attaccando il modo in cui l'Italia ha messo in pratica la direttiva europea sul numero unico per le emergenze. L'Europa ha previsto dal punto di vista legislativo l'introduzione del numero 112 per l'emergenza, quale parallelo agli altri numeri di emergenza che insistono nei vari paesi dell'Unione. Quindi l'Italia recepisce in un modo abbastanza personale questa visione delle cose. Si tratta di una direttiva del 1991 che l'Italia ha recepito con molto ritardo. Ad oggi sono solo 35 su 107 le province in cui il numero unico europeo è attivo. In questi territori, chiamando il 112, non risponde un carabiniere, ma un operatore che, dopo aver localizzato la chiamata e capitone il motivo, smista la telefonata al reparto competente: polizia, vigili urbani, carabinieri o pronto soccorso. Il doppio passaggio della telefonata dalla centrale operativa del 112 a quella del 118 può permettere in alcuni casi l'allungamento delle tempistiche complessive. Consideri che in caso di arresto cardiaco, per ogni minuto che passa dall'insorgenza dell'evento, le probabilità che quel cuore torni a battere sono del 10% per ogni minuto. Quindi perdere un minuto significa rinunciare al 10% di probabilità di essere salvati. E ora andiamo in Russia per i mondiali di calcio. Oggi Coutinho e Neymar danno la prima gioia al Brasile, che batte 2-0 il Costa Rica, ma continua a tenere banco tra polemiche e accuse la debacle dell'Argentina, che ieri, perdendo contro la Croazia, rischia seriamente di tornare a casa. Leonardo Possati. Ma tu chi sceglieresti per una squadra normale? Messi o Ronaldo? La domanda è di quelle da bar dello sport, ma se la pone l'allenatore dell'Atletico di Madrid, Diego Pablo Simeone, allora acquista un significato diverso. Diverso perché Simeone è dato come prossimo CT dell'Argentina. Diverso perché ieri sera la radio spagnola Onda Cero ha trasmesso una nota vocale mandata proprio da Diego Simeone al suo fedelissimo secondo Herman Burgos. Le parole del tecnico argentino sono inequivocabili: l'Argentina è smarrita, la squadra sta male e Messi è un giocatore molto bravo, ma abituato a giocare con i fenomeni. L'equipo sta male, Messi è molto bueno,
Pero está claro que es muy bueno porque está recontra acompañado de extraordinario futbolista, ¿viste? Parole, le avete sentite, durissime, che danno idea del clima che c'è attorno alla nazionale di San Paoli, l'allenatore isolato e sfiduciato da mezza squadra. A puntare il dito contro di lui, oltre a Diego Armando Maradona, anche Mario Kempes, il campione del mondo del 1978, che ha parlato senza mezzi termini, di spettacolo vergognoso. Intanto quello che è certo, che molto del futuro della nazionale albiceleste dipende dal risultato di questo pomeriggio tra Nigeria e Islanda. L'obbligo sarà poi battere comunque la Nigeria, ma potrebbe non bastare. E intanto gli eterni rivali del Brasile nel pomeriggio hanno liquidato, non senza fatica, il Costa Rica, confermando quella che è la legge di questa edizione dei campionati del mondo di calcio, ovvero che le grandi favorite faticano e molto. Il mondo della ristorazione italiana in lutto per la morte del giovane chef Alessandro Narducci in un incidente stradale a Roma sul Lungotevere della Vittoria in zona Prati. Il ragazzo rientrava in scooter da una manifestazione enogastronomica a cui aveva partecipato portando come passeggera una ragazza che era l'assistente di sala nel ristorante guidato da Narducci. Nessuno dei due si è salvato dall'impatto con una Mercedes, un lutto che colpisce anche la nostra famiglia di TV 2000 che si stringe intorno ai familiari. I cristiani rischiano di svanire in Medio Oriente e sono molto preoccupato. Parole del Papa parlando ai vescovi della Roaco, che riunisce i pastori delle chiese d'Oriente dove guerre e persecuzioni sono di casa. Sentiamo Paolo Fucili. Il Medio Oriente oggi piange, soffre, la preoccupazione è tanta, confida Francesco all'udienza di stamane all'assemblea Roaco, sigla che associa diverse realtà impegnate per le comunità che fan capo alla Congregazione Vaticana per le chiese orientali. C'è il rischio, non voglio dire la volontà di qualcuno, il rischio di cancellare i cristiani. Un Medio Oriente senza cristiani non sarebbe un Medio Oriente. Francesco decide lì sul momento di parlare a braccio, ne esce un discorso senza filtri, come riporta l'audio di Vatican News. C'è un grande peccato in Medio Oriente, lo soffre la povera gente. Il peccato è la guerra, la voglia di potere, dice. Le potenze mondiali che guardano il Medio Oriente preoccupate non per la vita, la cultura, la fede di quei popoli, ma per prendersene un pezzo e avere più dominio. Poi c'è anche un peccato di incoerenza tra fede e vita. Non tanti, ma ci sono alcuni, preti, qualche vescovo, qualche congregazione religiosa che professa la povertà, ma vive da ricchi, no? Ma io vorrei che questi epuloni religiosi, cristiani, qualche vescovo o qualche congregazione religiosa si spogliasse di più in favore dei suoi fratelli. Delle sue sorelle. Infine, degno di nota un passaggio dell'altro discorso, quello da leggere e consegnato al prefetto Cardinale Sandri. Identità e vocazione di Gerusalemme, città santa, van preservati al di là di tensioni e dispute politiche. E adesso vi proponiamo le esatte parole di Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Ginevra, in cui ha parlato di immigrazione, accoglienza, prudenza e integrazione. Sentiamo cosa ha davvero detto Francesco. Io ho parlato tanto sui rifugiati e i criteri sono in quello che io ho detto. Accogliere, accompagnare, sistemare, integrare. Questi sono criteri per tutti i rifugiati. Poi ho detto che ogni paese deve fare questo con la virtù del governo che è della prudenza, perché un paese deve accogliere tanti rifugiati quanti può e quanti può integrare, educare, integrare, dare lavoro. È una cosa, questo è, direi è il piano tranquillo, sereno dei rifugiati. Qui stiamo vivendo una ondata di rifugiati che fuggono dalle guerre e dalla fame. Guerra e fame in tanti paesi dell'Africa, guerra e persecuzione nel Medio Oriente. L'Italia e la Grecia sono stati generosissimi a accoglierli.
E siamo al momento del post cinema, che oggi è dedicato a un tema di attualità. Fabio Falzoni incontra l'attrice Vanessa Redgrave, che debutta come regista con il docufilm Il dolore del mare, che affronta il tema dei migranti in fuga lungo il Mediterraneo. Ancora cinema questa sera alle 22.55 con Effetto Notte. Ospite in studio Paola Cortellesi. Prossima edizione del telegiornale alle 20.30 ed ora Sissorro, Il dolore del mare.